I due nuovi velocar lungo la circonvallazione fentina non soddisfano appieno Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva, in consiglio comunale. Fu il consigliere al termine dello scorso anno a tornare a chiedere a gran voce lo spartitraffico centrale per aumentare la sicurezza lungo il passante ed evitare pericolose invasioni di corsia già in passato causa di gravi incidenti stradali. La barriera doveva essere pronta nel 2020, oggi è ancora in forse, se ne potrebbe riparlare nel 2023. Nel frattempo l'amministrazione comunale a fine mese installerà gli autovelux nei pressi dello svincolo per Santa Lucia e in corrispondenza del cavalcavia di via Ballardini. Sono tanti anni che chiedo che venga messo lo spartitraffico, che credo che sia la soluzione più idonea a ridurre i rischi più alti a cui vengono esposti gli automobilisti. È lo spartitraffico, sì, nel tempo mi è stato concesso il progetto, è stato messo a terra un progetto che però non mi risulta che stia andando avanti, ecco, quindi questo è rimasto Renato, mentre apprendo oggi dalla stampa, insomma, che con grande velocità sono stati impiantati questi velux. Questa forma, ecco, di controllo della velocità, chiamiamola così. Credo che le priorità siano altre, credo che la priorità rimanga lo spartitraffico. Sicuramente un autovelox è un piccolo punto a favore di quella che è la pre-repressione, no, delle infrazioni per quanto riguarda lo stile di guida e la velocità. Però mi permetto di dire che anche questo tipo di velox che sono lì attivi H24 dove non c'è un operatore finiscono comunque inevitabilmente per privilegiare le casse, ma non per educare l'automobilista, no? Perché non c'è la pattuglia che ti ferma dopo qualche metro e ti identifica, no? E a cui devi spiegare quello che stavi facendo, non c'è nulla di tutto questo. Quindi comunque l'automobilista passa, viene sanzionato, paga e nulla più nel 90% dei casi, o 98%. E quindi non mi trovo soddisfatto, ecco, avrei avuto sicuramente piacere di essere più coinvolto su questo tema, perché è un mio tema, è risaputo, ho fatto anche la campagna elettorale su questo, quindi... anche in questo caso avrei voluto poter dire la mia, dare un contributo, lo dico adesso, bene ma non benissimo, cioè sì, andiamo a mettere questo deterrente sperando poi che la gente non freni e nel frenare, per evitare il tamponamento, no, non svolti a sinistra, no, facendo poi un bel frontale con chi arriva magari ad alta velocità dall'altra parte. Riprendo una delle dei commenti di un utente online alla uscita della notizia, proprio lì nello svincolo di Santa Lucia è una delle zone più pericolose perché appunto le persone effettuano una inversione a U col rischio di provocare incidenti. Sì, è vero, l'ho visto anch'io qualche volta e mi è stato anche riferito che vengono fatte queste inversioni a U. Sicuramente sono pericolose, ripeto, però se ci fosse lo spartitraffico nessuno potrebbe fare un'inversione a U. Allora andare a mettere comunque una macchina di questo tipo sicuramente crea una piccola forma di deterrente, ma non credo che sia risolutiva e credo che non sia educativa al 100%. Poi per carità, meglio questo piuttosto che niente. Però l'inversione a U viene fatta comunque, no? E verrà fatta comunque, anzi forse se la gente rallenta viene fatta anche in maniera più agevole. E quindi siamo sempre da quel pero e da quel mele, il problema non è risolto. Abbiamo un po' messo rimedio a quello che è il discorso velocità in quel tratto, anche perché non è che andiamo a mettere un apparecchio che verifica la velocità da quando entro in circolazione a quando decido di uscire, mettiamo un apparecchio che verifica la velocità in quel determinato punto, ma c'è tutta una circolazione dove non viene comunque più verificata la velocità.